Ciao a tutti e benvenuti al Sommelier Videoludico, ovvero la serie in cui noi assaggiamo dei giochi nuovi, li proviamo mentre si provano anche delle bevande alcoliche. In questo caso è una birra che non avevo mai provato, ovvero la Moretti Baffo d'Oro. Andiamo proprio a provare roba di qualità, No, per quanto riguarda l'alcol sarà sempre roba scadente, ma invece per quanto riguarda i videogiochi proveremo delle piccole perle ogni volta. Oggi stiamo provando Cyber Shadow, che è un Metroidvania, il sorso di birra ci vuole tutto, un Metroidvania uscito in realtà a dicembre, quindi relativamente recente, che ha fatto impazzire i fan del genere, letteralmente. Quindi voglio portarvelo, perché se vi piacciono giochi di questo tipo, questo è un gioco che potrebbe fare al caso vostro. Io intanto vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, così che sapete quando escono i miei video. Ricordatevi anche di seguirmi in live. Vado in live infatti il martedì, il giovedì e il venerdì alle 21, sia qua che su Twitch contemporaneamente, quindi mi potete seguire dovunque vogliate. Ora iniziamo a vedere questo Cyber Shadow. Essendo un Metroidvania avrà un intro abbastanza breve, stavo per dire, e voilà, siamo già il ninja. Grafica ovvia, parla. Grafica ovviamente stile molto retro, questa è una caratteristica che di solito piace a chi adora i Metroidvania. È bello vederti nelle specifiche operative. Mi spiace aver accelerato il tuo recupero, ma la nostra missione è diventata molto più urgente. La nostra padrona ha disperato bisogno del tuo aiuto. Ne sono successe di cose dall'esplosione, ti racconto tutto mentre andiamo. A proposito, io sono Legion, assistente della padrona. Vabbè, spacchiamo e prendiamo, non ci si può abbassare a quanto pare. Eccolo ancora. La carenza di essenza ti ha indebolito. Le tue funzioni vitali non reggeranno a lungo. Shadow, non ti resta molto tempo. Ma non è tutto. Temo che il tuo risveglio abbia messo in allerta il dottor Progen. Madonna ragazzi, sa proprio di videogioco anni 80, tipo Sonic. Dobbiamo muoverci. E questo? È un checkpoint, leggi. Camera di stasi offline. Ok. Camera di stasi, stato sicurezza compromesso. Dovremmo capire cosa significa camera di stasi. Registro file camera di stasi, soggetto beta liberato. Ultimo stato registrato, salute critica, livello essenza 37%. Boni, ma so io questo? Probabilmente sì. Allora, se io scendo quello mi spara, giusto? No? Ok. Anche a livello sonoro, musica molto a 16 bit. Ecco. Torri geotermiche. Non posso. E vabbè, andiamo. Ok. Chissà se ci si potrà spostare poi con punti di viaggio rapido, no? Abbiamo visto già una mappa, quindi presumo di sì. Sentite la musica? Qui c'è azione, ragazzi. Qui è? Checkpoint, immagino. Ok, quello muore con un colpo. Qui raccogliamo queste cose. Questi devo saltarli, immagino. Ci sono delle bestie dietro. Già è molto bestemmioso, vi dico la verità. Sì. Fortunatamente muoiono con un colpo, perché sennò... sennò sarebbe stato un po' un problema. Questa bestia come si muove? Dia madonna, è due volte che passa quel bastardo. Uccellaccio. Uccellaccio riesco a beccarlo più facilmente. Invece quella cosa saltellante no. Via qua, animale. Animale mi sembra. Porca troia, non ce la posso credere. Animale mi sembra la parola giusta, dicevo, perché è proprio animale. Oh, oh, oh.
rompiamo tutto e andiamo avanti, via, facile facile. Oh, c'è la bestia, che vuoi? Il dottor Progen tiene prigioniero il nostro clan e ne sta risucchiando i poteri. Ti abbiamo raggiunto appena in tempo, per fortuna non sono arrivati prima loro. Uno dei nostri quattro compagni è qui vicino, ma sta svanendo velocemente, ti prego di incontrarlo. Andiamo. Ops. Bestia. Ok. Cos'è quella roba? Ah, ho cambiato arma. Mi sembra. Sembra che ci abbia un range leggermente superiore. Però forse non è tutto lì. Ops. No, no. Bestia divina. Da qua, santa manosca. Vabbè, dai, facciamo veloce perché adesso lo sappiamo, sapevamo anche prima in realtà, però stavolta su stronzo viola manco ci provo. Ah, adesso sì, io stavolta ci sbrighiamo. Riprendo tutte le palline perché comunque se ho l'opportunità di prenderle due volte non capisco perché non farlo. Chi è? Ormai ho preso pure il tempo allo stronzo volante lì. Cioè allo stronzo saltellante, non volante. PS pieni, ma non è un problema. Adesso. Uff. Via. Ok, adesso arriva. Ah no, il robot non arriva più perché giustamente ci abbiamo già parlato prima, non c'era bisogno di parlarci due volte. Allora, l'importante è che mi ricordo di non cadere in quel punto. Ok, abbiamo ripreso sta lama diversa. Salto qua, salto là. Salto qua, salto là. In realtà era molto facile, però io prima mi sono fatto. Vabbè. Sono annegato in un bicchiere d'acqua. Stavo per dire un'altra cosa. Che però è un po' troppo volgare. E quindi non la diciamo. Boom! Madonna, madonna! E dai, basta, vediamo. Ma che pezzo di. Beh, ovviamente. Ah, ok. Quindi posso passarci sopra. Appena finisce la fiamma, boom boom boom, ciao. La fiamma che poi in realtà è il vapore, ma va bene comunque. Che pezzo di bastardo. Allora, questo va fatto con il primo. Ah, quello non posso toccarle proprio. Mamma mia, muoio subito qua, Attenzione. Ma io spero che lui non recuperi vita se vado fuori dalla schermata, perché sennò è tutto stupido. No, non recupera vita. Mi serve un checkpoint, grazie, perché sennò devo ricominciare da prima e non è che me ne vada più tanto. Cos'è quello a fare? Non mi sembra molto rassicurante. Sì, quello mi sa che mi picchia. Però non ci frega. Andiamo avanti. Fricked. Ups. Adesso lo facciamo rispuntare. Lo attacchiamo. Appena passano le fiamme. Che continuo a chiamare fiamme, ma sono evidentemente vapore. Ops. Ops. Che stronzo. Oh, ho recuperato la vita. Che bello. Pensavo mi dessero altre monete, ma invece no. Grazie al cielo mi hanno dato qualcosa che effettivamente mi serviva molto. Ah. Abbiamo due stronzi adesso. No, tre stronzi. Questi. E poi quell'altro pure, ma non ci importa dell'altro. Io l'unica cosa che vorrei è questo. No, no! Ustia madosca! Vaffanculo! Ah. Vabbè ragazzi, intanto la particolarità di questi giochi è questa, che c'è molto trial and error. Santa miseria, sono morto un'altra volta io qua.
E quindi trial and error sia, insomma. Mamma mia. Oh, vita? No. Datemi della vita! Vita! No, questo è morto. Questo pure. Adesso risiamo do che prima. Ops. Allora, queste le facciamo cadere qua. Lui spara e poi noi scendiamo e lo picchiamo. Ok. Stavolta è stato ovviamente più facile, perché la seconda volta non sei proprio un tordo. Punti salute pieni. Adesso non so più pieni. Volevo farlo fuori perché non l'ho mai fatto fuori, non sapevo se ci desse degli oggetti magari particolari, delle cose particolari. Oh, miseria, me l'ho scordato di quello rosso. Sto scemo, che so io. Quello non lo uccidiamo più perché abbiamo visto che non ci dà nulla di interessante. Lo schiviamo. Quando possiamo saliamo sulla piattaformina. Altra piattaformina. Allora, per ora ragazzi, a me sembra un altro Metroidvania. Un altro. Ah, questo è un boss? Buono a sapersi. Non è che sia proprio simpatico, vi dico la verità. E non c'ha una barra della salute che noi possiamo... No, ovviamente, troppo facile sarebbe se no, no? Ok, quindi prima di saltare si elimina. Sta madonnetta. Boh. Vabbè ragazzi, ma qui uno che deve fare. Ok. Ok, però sono vicino almeno stavolta. Sì, sono qua, perfetto. Allora, adesso mi sparano da qualsiasi direzione possibile. Oh, questa posizione mi piace. A parte quando fanno così. Quando fanno così sono proprio stronzi. Ah, adesso c'è quel... Ick! Adesso l'ho imparato l'attacco, ragazzi, eh. Uck! Adesso questo sbatte. Boom. Ragazzi, ma con chi stiamo parlando qua? Ma di che cosa stiamo dicendo? Cos'è sta roba? Oh! Ah, ok. Ho aumentato la mia barra della vita. Spacca tutto, c'era in alto a destra. Ok, questo non si spacca però. Spacca tutto, ma tutto non lo spacco. Ci sono delle cose. Un'altra bestia volante. Ah, ma c'ha tipo l'uovo? Quello è l'uovo, guardate. No, non è vero. Pensavo fosse spawnato un coso che camminava. E invece questi scappano da qua. C'hanno proprio un punto di spawn. Oh. Questo. Cannonate. Ma noi abbiamo. Siamo dei cyber ninja, che ci importa delle cannonate. Ecco. Via, due. Ok. Molto esperienza arcade comunque. Questa cosa non mi dispiace. Cioè, a me piacciono questo tipo di giochi. Però ecco, per adesso non lo vedo molto originale. Bisognerebbe forse portarne altri gameplay. Voi fatemi sapere se questo gioco vi piace così tanto che volete vederne altro. Io posso anche portarlo. Però ecco, se ne fa 20 visualizzazioni, è improbabile, insomma, ecco. Però voglio dire, se vi piace e si vede dalle visualizzazioni che facciamo, santa pupazza,
Allora posso sicuramente considerare l'idea di portarlo per scoprirlo un po' meglio. Probabilmente agli appassionatissimi piace perché è molto classico. Credo che questo sia il punto di un Metroidvania tipo questo, no? Proprio riesumare... Ostia madonna. Andare a riesumare le classiche bestemmie da arcade. Questo è tosto, eh? Come... Dove vado io qua? Mi spara. Ok, così. No, non così. Non così. Diciamo cos'ha. Allora, andiamo a batterlo sto banano. Adesso esco con le bestie, no? C'è un'altra bestia, giusto? Mi pareva ci fosse un'altra bestia, ma forse non c'è. Eccoci, eccola. Mamma quante ne prendo adesso. Oh no. Allora mi sa che devo riprendere un attimo il giro. Eccolo. Oh patatata. Ok. Che è successo? Non si è capito bene. Forse ho aumentato la vita. No. Poi non c'è nemmeno un menu. Oh oh. Attenzione. Come non c'è un menu? Eccolo. Questa è una katana, io ci posso attaccare la roba? Credo proprio di sì. Ah, abbiamo capito. Quindi possiamo potenziarci in qualche modo. Che ovviamente è cosa buona, giusta e carinissima. Che ci fa assolutamente piacere. Allora, io spero che non devo ribattere quella bestia. Invece mi sa di sì. Non è vero, ce l'ho già quella a fare, quindi... Oh! Scusate, ma... Scusate questi versi, ma sinceramente non riesco a non farli. Oh! Certo. Qualcun altro, qualcos'altro? Mi spara quello, mi zoppa quell'altro. Oh, oh! Boni! Boni! Vabbè, raga, ma allora... Di che stiamo a parlare qui? Scusate, ma è veramente difficile. Ush, ush. Ma uno che deve fa? Come campi? Vabbè. Ragazzi, io ci riprovo un altro paio di volte, ma se non riesco alla ventunesima, direi che parto male innanzitutto. Vabbè, ma cosa sei stronzi? Dai. Ci vuole una pazienza con questi giochi, ragazzi. Fuori di te. Allora, so frenetici e quindi ti danno proprio l'impressione che devi andare veloce. Ma poi quando vai veloce te la pigli in quel posto. Via qua, pezzo di merda. Oh. Guarda che mi tocca fare. Ostia, va via. No, adesso qua dovrebbe arrivare quello viola. Eccolo. Salta madonne. Ah! Vabbè, avete capito di che gioco si tratta? Mi pare abbastanza evidente. Questo portarlo in live forse sarebbe divertente. Divertente per voi che guardate, insomma. No, no, no. Specialmente per i versi che faccio quando sono in difficoltà. Oh! Allora, adesso aspettiamo che ritorna. Oh, il bastardo viola. Sì, ma uno come lo prende? Ok. Allora. Forse ce la possiamo fare. Ah, però se vado lì mi vede.
questa è la posizione più scomoda della terra, tipo. Ok. Qui già è meglio. Ok, sono arrivato all'altra parte, ci posso credere, raga. Ci posso credere. E poi se muoio adesso, devo ricominciare comunque dal checkpoint, quindi... Festeggio perché? Oggi ne dico uno, eh. Il signore si pentirà di avermi messo di fronte a tali ostacoli. E mo? Oh, punto di vita, punti vita! Finalmente! Santa pupazza, no! Se cascavo giù... Oh! No! Cambiata la musica. Attenzione, uno spadaccino misterioso. Con un guardate il pathos dei pixel che scoppiano. Oh. No, bello il disegno in realtà. Lo stavo prendendo per il culo, ma il disegno è veramente bello. Ovviamente è una ragazza. Qualcuno si è mangiato la sua ragazza. La traduciamo così questa visione. Oh, mamma mia, mi pareva. Mi pareva un nemico. Non hai un bel aspetto, Shadow. La tua salute sta peggiorando. Spero che le tue condizioni ritornino presto stabili. Non possiamo perderti ora. La padrona ha bisogno che tu sia al massimo delle tue forze. Va bene. Boom. Checkpoint. E ragazzi, io mi fermerei qua perché ho rischiato la bestemmia in più di un'occasione. Ho fatto versi che non vorrei, insomma, fare mai in nessuna circostanza, specialmente davanti a un po' di persone che mi guardano. Quindi mi fermo qua. Fatemi sapere se il gioco vi è piaciuto. Lo trovate gratuitamente sull'Xbox Game Pass, oppure potete acquistarlo su Steam ad un prezzo non meglio precisato perché non mi ricordo, ma vi metto ovviamente il link in descrizione, così che se volete potete effettuare l'acquisto. Fatemi sapere anche se volete che io continui la serie e insomma che io continui a giocare questo gioco, ma e fatemi pure sapere se vi piace questo sommelier videoludico, questa nuova rubrica che porterò. In realtà volevo dargli un nome più semplice, ma c'è Crystal Cross che lo chiama Scopriamo, quell'altro che lo chiama Proviamo, e non posso dargli un nome semplice, perciò sommelier videoludico, che mi ha consigliato oltretutto uno spettatore, è il nome della serie, dai. E accoppieremo sempre i giochi a questo punto, visto che si chiama sommelier videoludico, con una bevutina, che sia un cocktail particolare, una birretta Moretti tranquilla classica o un bicchiere di vino, qualcosa ci sarà sempre. Ok ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo come al solito al prossimo video. Bye bye.